Perseverance è costata circa 2,9 miliardi di dollari, Curiosity 3,2 miliardi, Viking 7,1 miliardi di dollari. Perché spendiamo tanti soldi per l'esplorazione spaziale? E perché ci siamo fissati con Marte? Spaceship 3215, hey guys up there, King of Mars. Spaceship 3215, Mr. Yes, we are Mars. Ah, benvenuti! Questo è il primo di 6 episodi in cui affronteremo perché la nostra esplorazione è concentrata su Marte e quali sono le analogie e differenze tra Terra e Marte. 2. La geologia di Marte, la sua struttura interna, l'attività tettonica, il vulcanismo. 3. L'acqua e l'atmosfera. 4. La storia dell'esplorazione umana sul pianeta rosso e alcune tecniche di esplorazione. 5. Faremo un focus dettagliato sulla missione Perseverance. E 6. Quali sono le missioni future e le sfide che ci attendono. Partiamo da una domanda generale. Ma da dove nasce questa ossessione per lo spazio? Dietro l'esplorazione spaziale ci sono sicuramente motivi pratici ed economici, ma ci sono anche ragioni più folli e difficili da accettare, magari, che sono forse la vera molla di tutto. Soddisfare il desiderio di conoscenza che caratterizza il genere umano da millenni. In altre parole, le ragioni sono diverse, ma se vogliamo essere essenzialisti, la ragione forse è una: siamo smaniosi. Intendo dire che la nostra esistenza è basata su sensazioni, su emozioni, sentimenti. Ora non è che voglio fare il sentimentalista, ma il desiderio è uno dei motori che spinge la nostra esistenza. E se qualcosa o qualcuno limita o blocca il nostro desiderio, stiamo male. Se non ci spingiamo oltre nella nostra conoscenza, andiamo in uno stato di agitazione psicofisica. Domande. Ci poniamo tante domande e più le risposte sono lontane, più ci accaniamo nel trovarne una appagante. Il desiderio è un sentimento intenso che spinge a cercare il possesso, il conseguimento o l'attuazione di un qualcosa che possa appagare un proprio bisogno fisico o mentale, spirituale. E noi abbiamo il bisogno di andare oltre i limiti del nostro sapere per avere un senso di appagamento. La ragione primaria, quindi, a mio avviso, è una questione di pancia. E questo, secondo me, dovremmo accettarlo tutti. Dobbiamo accettare la nostra pancia, altrimenti il mondo risulterebbe davvero un mondo fatto solo di testa, di numeri, i numeri della convenienza, no? Come il mondo tecnico di Heidegger. Esplorando ci siamo accorti che troviamo un sacco di soluzioni utili e concrete per la nostra quotidianità. Si parte dal GPS, basato sul funzionamento dei satelliti, alle giacche per la montagna, ispirate alle tute degli astronauti, ci sono poi gli elettrodomestici senza filo, gli occhiali da sole, i materassi memory foam, le ruote dei fuoristrada e persino i microchip che fanno funzionare praticamente tutti i nostri dispositivi elettronici. Tutte queste invenzioni sono il risultato di attività di ricerca per l'esplorazione spaziale. L'esplorazione spaziale è come quando qualcuno ti dice che per ottenere 10 devi puntare a 100. Ecco, analogamente il discorso può essere: cerca lontano per trovare una soluzione vicina. Esploriamo lo spazio anche per tentare di rispondere ad una delle più grandi domande che esista. Siamo soli? Quanto a obiettivi scientifici, andiamo su Marte per comprenderne la geologia, l'evoluzione e sì, per cercare tracce di vita. Capire se altrove nell'universo la vita esista o sia esistita è una delle domande dell'umanità. E Marte è il posto ideale per iniziare a rispondere a questa domanda, perché il pianeta del sistema solare più simile alla Terra, l'unico pianeta più simile alla Terra, ad una distanza tale da poter essere coperta con la nostra tecnologia attuale. Quindi se ci chiediamo perché proprio Marte, la risposta è perché è l'unico obiettivo possibile che ha le condizioni più simili relativamente alla Terra. A questo punto molti diranno: ma simili? Ma c'è il deserto, non c'è acqua, non c'è ossigeno. Siamo d'accordo, non è un pianeta dove ci vai e vivi come sulla Terra. È un pianeta che, tra tutti i pianeti del Sistema Solare, è quello che relativamente è più simile alla Terra. Quindi dobbiamo pensarla come una questione relativa. Basti pensare agli altri pianeti vicino alla Terra, ad esempio
esempio Mercurio passa dai 427 gradi di giorno ai meno 173 di notte ed è costantemente bombardato dalle radiazioni solari, quindi no. Venere ha nuvole di acido solforico e la temperatura in superficie è di quasi 900 gradi. Giove invece è un pianeta fatto di gas e ghiaccio, quindi buonanotte. Saturno pure è praticamente una palla di idrogeno ed elio e il periodo di rivoluzione, cioè l'anno, dura 29 anni terrestri, quindi se ci va bene possiamo vedere tre stati nella nostra vita, se no neanche quelle. Degli altri quindi non ne parliamo proprio. Insomma, per esclusione, dopo la Terra, Marte è il pianeta più abitabile del nostro sistema solare. Le analogie con la Terra sono diverse. Il ritmo giorno-notte è molto simile al nostro qui sulla Terra, quindi un giorno su Marte è di 24 ore, 39 minuti e 35 secondi. Anche gli assi di rotazione dei due pianeti più o meno sono simili. Quello della Terra è inclinato di 23 gradi e 27 primi, come il nostro logo, mentre quello marziano è di circa 25 gradi. Poi la gravità su Marte è più debole di quella terrestre di circa 2,6 volte e questo valore, secondo molti, può essere sufficiente affinché il corpo umano riesca comunque ad adattarsi. E poi c'è abbastanza luce solare per usare i pannelli solari. Anche se oggi è difficilmente sfruttabile, comunque c'è anche l'acqua. Attenzione però, attenzione, questo non basta per rendere Marte un pianeta del tutto amico e simile alla Terra. L'atmosfera marziana è composta dal 96% di CO2, l'1,9% di azoto, l'1,9% di argon e lo 0,2% da altri gas. Quella della Terra invece, ricordiamolo, ha il 20,9% di ossigeno, il 78,1% di azoto e l'1% di altri gas. L'atmosfera marziana quindi, oltre ad essere irrespirabile, poiché è composta quasi interamente da CO2, è molto più sottile di quella terrestre. Diciamo che se anche avesse la stessa composizione chimica, ci sarebbero comunque troppe poche molecole per permetterci di respirare. Perché non c'è un'atmosfera come sulla Terra? Perché non c'è un campo magnetico abbastanza forte in grado di far da scudo contro il vento solare e le radiazioni e consentire la stabilità appunto di un'atmosfera. L'elemento chiave quindi è il campo magnetico. Da noi l'atmosfera c'è perché abbiamo un potente campo magnetico che funge da scudo, lo sappiamo. Se non l'avessimo potremmo dire addio alla nostra atmosfera e potremmo dire addio alla vita sul pianeta. Quindi la vita dipende dal campo magnetico? Sì, esatto, no campo magnetico, no party. Un pianeta con un'atmosfera così ridotta è un grande problema per noi, anche perché non riesce a trattenere il calore e quindi le temperature tendono ad essere piuttosto bassine. Anche se la temperatura di Marte non è estrema come quella di altri pianeti, comunque non è proprio simile a quella della Terra. Infatti le temperature possono variare tra i 20 e meno 150 gradi Celsius, con un valore medio in superficie di meno 62 gradi Celsius. Quindi diciamo che un pianeta un po' più fresco della Terra. Inoltre, il pianeta trattiene così poco calore al suolo che, se potessimo andare fisicamente sul pianeta rosso in una giornata soleggiata, avremmo ai piedi una temperatura primaverile e in testa una temperatura invernale attorno agli 0 gradi. Geologia marziana. Anche per quanto riguarda la geologia, in fondo, i due pianeti hanno diversi aspetti in comune. Ad esempio, anche Marte ha un nucleo, che da poco si è scoperto essere liquido, un mantello e una crosta. Anche la composizione di questi tre strati è abbastanza simile alla nostra. In superficie, ad esempio, sono molto comuni argille, carbonati, ossidi di ferro, che danno al pianeta il tipico colore rosso. Tutte rocce e minerali che possiamo trovare anche qui senza problemi, ovviamente. Poi, come avrete visto da tante immagini, le rocce sono spesso stratificate. Ciò vuol dire che anche lì ci sono dei meccanismi geologici sedimentari simili, praticamente gli stessi. Poi, così come noi abbiamo la Luna, anche Marte ha due satelliti che gli ruotano attorno, Deimos e Phobos. Si pronunciano così, secondo te? Deimos e Phobos. Tra l'altro, Phobos, che è il più grande dei due, si sta avvicinando sempre di più al pianeta e probabilmente, entro i prossimi 50 milioni di anni circa, si potrebbe schiantare al suolo. Tranquilli, tranquilli, anche dovessimo colonizzare Marte, saremmo probabilmente tutti estinti. No, scherzo. Sarà probabilmente qualcosa di talmente remoto nel tempo da non toccarci minimamente. Quello che invece differenzia Marte da noi è la presenza di gigantesche strutture geologiche. Il Valles Marineris, ad esempio, che è un canyon gigantesco lungo 4.000 km, quindi circa 10 volte in più rispetto al nostro Grand Canyon. Oppure l'Olympus Mons, il vulcano più alto del Sistema Solare, pensate, 25 km, praticamente 3 volte l'Everest. Basta, 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 il primo episodio lo terminiamo qui, non fatemi cominciare con la geologia perché è l'argomento centrale del secondo episodio. Oi, vi aspettiamo qui a... Yes, we more! Sempre qui, su Geopop. Rock and roll!